parte di slancio l'Inter, replica il Torino. Premesse promesse, promesse non mantenute dall'Inter perché il Torino ha cominciato a volare. Ma glielo ha concesso l'Inter che oggi aveva in Guarì un elemento vivace e disponibile. Si smarcava ma non era servito. Tanto che l'avvocato Frisco ha detto alla fine, chi si smarca è perduto, in modo piuttosto eloquente. L'Inter sconfitta senza recriminazioni quindi. Bercellini l'ha giustiziata in modo implacabile e come aveva però preparato il 6 granata per questo colpo, ce lo dice con molta tranquillità. Ho solo detto ai miei di non giocare con molta preoccupazione, di giocare come sanno, cercare di giocare in un certo modo, vale a dire molto in velocità e cambiare settori di frequente. Direi che tutti i giocatori veramente hanno fatto ciò che dovevano fare, hanno giocato una gara veramente bella. Così, dopo 7 minuti, ecco il biglietto da visita, la traversa di Torino. L'Inter non avverte il pericolo, c'è qualche sporadico a fondo, ma poi cade. Cade sulla manovra perfetta di Granata con Borghi. L'Inter allora si ricorda di aver pensato di inseguire la Roma. Si sveglia, senza molto ordine, ma si sveglia. Terraneo fa la sua parte. E si va al secondo tempo. 45 minuti per rimediare, ma si vede che i nerazzurri sono in giornata, no. Tant'è vero che dopo 5 minuti è un altro palo a dire di no allo specialista Hernandez. Esce Juarez. Ma insomma, quando è che farai la danza intorno al palo? Voleva voi smagliare dopo annullato. Già, Juarez aveva segnato e per fuorigioco Bergamo gli aveva detto di no, questo accadeva nel primo tempo. Torniamo però al momento. Juarez è uscito, ma l'innesto di sabato non dà la consistenza sul centrocampo che l'Inter voleva e il Torino raddoppia con bella manovra Borghi Selvaggi. È così che si gioca. È proprio finita. No, nello spettacolo si inserisce Bergamo, regolamento alla mano e noi vediamo Terrane ora dire di no al terzo tentativo di Altobelli. È proprio finita. Neanche. Nel grigio freddo del Neazza la scudisciata di sole di Torrigi fa 3-0. Bergamo allora gioca al recupero per l'onore dell'Inter ed è ancora a rigore. Altobelli che insiste se la fa 3-1. Non importa, Raizzoli scappato un quarto d'ora prima non si accorge di questo punto dell'onore, ma a chi dare la colpa? Ah, forse se vogliamo trovare delle scuse diciamo che il mese di febbraio non porta bene all'Inter, prendiamola così ma non è così sensato. Ma febbraio sta per finire? Sì, solo che finisce per il nostro campionato, finisce un po' tardi.